Buonasera, vedremo come usare Blender 2.8 beta. La versione è adesso 9 aprile 2019 per fare una cosa molto molto semplice e importare in OpenSim o Second Life, per esempio, un tavolino, uno sgabello fatto così. Quindi l'obiettivo è quello di darvi le dritte con questo video per fare da zero. Sia per chi già conosce Blender, perché vedremo che Blender 2.8 è un pochino diverso, e sia per chi si avvicina per la prima volta a Blender e quindi cercheremo un po' di vedere come si può usarlo per i nostri fini. Entrando in Blender, noi lo otteniamo, visto che in beta è ancora in inglese, perché alcuni plugin, alcune cose non funzionano se lavoriamo in italiano, quindi abituiamoci per questa volta a lavorare in inglese, ma vedrete che l'interfaccia è abbastanza scorrevole. Quindi quando entriamo in Blender voi troverete questa situazione in cui c'è un cubo, una telecamera e una paletta di comandi obbligatori e poi c'è, nel mio caso c'è anche uno screencast perché man mano che premo i tasti vi faccio vedere quali tasti si premono. Comunque, quali sono le basi di movimento? Chi lo sa già, Blender sono più o meno gli stessi. L'unica differenza rispetto ai vecchi è che per selezionare si usa il tasto sinistro. Quindi premo col tasto sinistro lo screencast color, font size, eccetera. Dovrebbe farmi lo screencast. Vediamo un po' se. Ok, adesso viene. Quindi screencast praticamente vedete che left mouse, quindi ha cliccato e cliccando così vedete che si evidenzia il cubo. Ora noi cominceremo a fare questo sgabello che vedete, dobbiamo avere un minimo di progetto in testa. Se andiamo in OpenSim e ne vediamo uno già fatto, è un tavolo anche, semplicemente fatto da 5 prime, diremmo, nella terminologia Second Life, cioè abbiamo un cubo schiacciato, questo, che forma il topo, la cima, e poi quattro gambe che sono dei cubi allungati. Quindi noi proviamo semplicemente a fare questa cosa cercando di essere il più chiari possibile. Quindi in Blender si entra e abbiamo già un cubo. Questo cubo lo facciamo diventare il nostro piano del tavolo o dello sgabello. Quindi per farlo non possiamo lavorarci dall'object mode, vedete che siamo in object mode, perché in object mode si compongono degli oggetti base tipo cubi, sfere o altro, ma dobbiamo andare in edit tra parentesi anche in Second Life, andiamo in edit mode per cambiare delle caratteristiche. In Blender uguale. Quindi in Blender cosa facciamo? Andiamo in da object mode, andiamo in edit mode. Ok? Questa cosa la possiamo anche fare col tab, quindi tab tab, quindi tab una volta va in object mode e tab 2 volte va in edit mode. A questo punto dobbiamo selezionare una faccia, vedete che qui abbiamo il simbolo dei punti, simbolo delle linee e il simbolo delle facce. I punti sono questi, vedete che li cerca di fare in modo tale che li ritroviate come simbolo. Le linee sono gli spigoli del nostro oggetto e poi le facce sono dei quadrati col punto in mezzo. E quindi noi adesso per schiacciare questo tavolo dobbiamo andare nella faccia, poi selezioniamo la nostra faccia, che è quella dell'alto, perché dobbiamo spingerla in giù. Per spingerla in giù selezioniamo questo che è il move, quindi muoviamo la faccia in giù, quindi la muoviamo e l'abbassiamo in modo tale da ottenere il nostro tavolino, okay? Il nostro bordo del tavolo. A questo punto dobbiamo alzare tutto in su, quindi dobbiamo selezionare tutto e la selezione di tutto questo oggetto la si fa con A. A fa la selezione di tutto e la portiamo un pochino in alto, ok? Dopodiché adesso io sto praticamente muovendomi con la rotellina per avvicinarmi e allontanarmi. E con premendo schiacciata la rotellina e trascinando per girarmi, per vedere sopra, sotto. Se per caso avete difficoltà, andate nelle preferences qua,
e vi consiglio nell'input di mettere, vediamo un po' se qua, no, non era qua, era nella, sarà nell'interfaccia, no, navigation, neanche, qui ci sono tutta una serie di cose che si possono orchestrare. Comunque ce n'è una che ci arriverò prima o poi in queste posizioni, che permette di ruotare attorno all'oggetto selezionato. Editing, no, add-ons, no, input, dovrebbe essere qua, mi ricordo. Release confirms, no, navigation non lo è. Ah, Orbit Around Selection, eccolo qua, era in Navigation, non l'avevo visto prima. Quindi mettete sempre Orbit Around Selection, per quale motivo? Perché se è disabilitato, lui quando si gira attorno alla parte centrale della vista, che può essere confusionaria. Quindi qua vedete che selezioniamo qui per poter selezionare. Qui per poter muovere il nostro oggetto, qui per ruotarlo e qui per scalarlo. Infatti adesso probabilmente avremo bisogno di creare le quattro ruote, le quattro gambe del tavolo. E per farlo abbiamo due sistemi. Mentre siamo in edit mode, possiamo fare un add, quindi add e poi aggiungiamo un cubo. Ok, vedete che questo è il cubo, e poi questo cubo lo vogliamo restringere in modo tale che sia praticamente delle dimensioni di una gamba del tavolo. Quindi per farlo sostanzialmente bisogna fare la scalatura, quindi andiamo qua a scala, e poi qui abbiamo questa cosa, vedete che praticamente questo così, praticamente lo scalavamo un po' come abbiamo fatto prima, no? Poi fate Ctrl Z per farlo undo. Così lo scalate lungo una direzione, Ctrl Z, e così lo scalate lungo un'altra direzione, Ctrl Z. Se invece lo volete scalare lungo sia la rossa che la verde, quindi restringerlo proprio ma mantenendo l'altezza che abbiamo qua, potete usare questo, cliccare su, vedete, questo angolo fatto fra i due, che è blu. Quindi cliccando questo vedete che lui si restringe e diventa piccoletto, ma conserva l'altezza. E a questo punto quello che succede è che dovete metterlo in modo tale che sia un'estremità, alle quattro estremità. Quindi come facciamo per farlo? Dunque, ci possiamo orientare con questo gizmo. Il gizmo è un oggettino che vedete che cambia quando mi muovo e che permette, cliccando ad esempio sulla Z, di vedere l'oggetto dall'alto. Però se io lo voglio vedere dal basso della Z, quindi non, c'è sempre Z che vedete che è blu, ma dal basso basta che clicco qua e lo vedo dal basso. Perfetto. Ora a questo punto noi abbiamo questa gamba che è centrale nel tavolo, ma noi la vogliamo muovere, move. E la muoviamo, vedete, la possiamo muovere così, sui due assi, così sui due assi, oppure così la muoviamo praticamente e la cerchiamo di mettere più o meno a un'estremità. Dopodiché a questo punto abbiamo una gamba del tavolo, che va bene, torniamo a vederlo dal basso per vederlo bene, e dobbiamo duplicarla per tre volte, quindi facciamo Shift D. E facendo Shift D ce la portiamo dietro, possiamo fare una gamba del tavolo. Poi facciamo ancora Shift D e la spostiamo qua per fare la terza gamba del tavolo. Sto muovendo il mouse sempre. Shift D e la spostiamo qua e facciamo l'ultima gamba del tavolo. Okay. Quindi a questo punto vedete che abbiamo costruito il nostro tavolo e ci abbiamo impiegato, credo, non tantissimo. All'inizio del video sono passati. Non lo vedo qua, comunque non tantissimo. E adesso nel prossimo video, vediamo invece come questo tavolo lo possiamo poi esportare in OpenSim. Ricordatevi comunque, per salvare questo oggetto, torniamo in Object Mode col tab. E poi facciamo semplicemente un save as, quindi insegniamo proprio, salviamo e ci salviamo il nostro
primo tavolo. Primo tavolo. Facciamo save as Blender file e quindi abbiamo salvato. E quindi ricapitolando in questo piccolo video abbiamo visto come entrare in Blender, come andare in Edit Mode, come prendere il cubo e usando la scalatura, vedete che ci permette di scalare i singoli pezzi. Quindi siamo andati a selezionare in Edit Mode. E poi in Edit Mode possiamo selezionare le varie cose e la selezione avviene in molti modi, adesso poi lo vedremo meglio. Comunque, se vogliamo selezionare un oggetto che è sotto il cursore, basta premere la L che seleziona quell'oggetto e poi L seleziona e aggiunge, vedete la selezione. Se invece vogliamo cancellare la selezione, facciamo, mi sembra, Alt-A fa il deselect. E a questo punto possiamo poi andare a selezionare L, 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 i vari pezzettini che abbiamo fatto e quindi abbiamo il nostro tavolo. Se per caso durante l'operazione precedente, ad esempio, avessimo visto che le gambe sono staccate, basterebbe, diciamo, selezionare la parte alta del tavolo, vederlo in profilo, quindi da Y, così, e poi eventualmente alzare o abbassare praticamente solo il top del tavolo, ok? Quando avete aggiustato più o meno questa cosa, risalvate il tutto e ci vediamo poi nel prossimo video.